Allora, questo è il punto di partenza del primo sentiero di esplorazione della zona. Si va da sale fino al rifugio Forca Resumi, 3 ore e mezzo in salita, poi da lì giù si scende, si vede la cascata Yannaghera e si sbuca giù. In totale sono circa 7 ore. E il meteo? Meteo brutto, però è così, deve essere così, perché è lì che capito l'uomo mette sulla corazza. Che bello. Raccontaci lo sentiero. Com'è? Il sentiero che è assolutamente più lungo rispetto a qualsiasi cosa che possa essere la guida. Quindi sarà una grande impresa riuscire a non rimanere all'addiaccio al buio. Va bene. Fine. Lago Luzon, metri? 2693. Che è lassù. Te la senti, Macchini? No, ma lui dai, so. Allora, ti sto dicendo che il campionato francese trae il suo nuovo motivo di interesse dall'improvvisa ricchezza che ha ancora caratterizzato due club in particolare. Uno è il Paris Saint-Germain, da almeno ormai 3 stagioni, mm-hmm. E il Monaco quest'anno. Quindi comunque Lione, comunque, anche se non c'ha più i giocatori di 4-5 anni fa, una squadra degna. Marsiglia, bell'ambiente, sempre. Fuori che? Perché allora è l'aperitivo, non si beve da uno. No, è vero, ma che paura. Si beve un po' di vino. Si violenta una vacca. No, una vacca di pezzi di fuori. C'è le vacche brune, qui c'è le vacche brune. Non andare male. Ma c'è quella lì, perché mi sento dello scollato un borsello. Ora aspetta, ci ritorno. Ora poi. Non andare. Bella mucca. Questo è come Marsiglia per l'ambiente. We'll be right back.
Achine, se siamo fatti gli amici? Se sono anche uno strappo che la danza sarebbe ancora più amici. Eh già. Com'è? T'è a posto? Come ti chiami? Cavallo Nero. Benvenuti a Loretta Bella Ghetti. Effettivamente.